l'identificazione di quegli altri. Pronti, andiamo di là. Possiamo di là? Bentornato. Quando ha conosciuto, se si ricorda quando ha conosciuto la figura di San Francesco? Bene, buongiorno allora, benvenuti a tutti. Abbiamo il professor Romano Prodi, siamo onorati di accoglierlo ancora una volta a Reggio. Siamo qui nell'edizione terza edizione del Festival Francescano in questo anno speciale, che è l'anno del 150° dell'Unità d'Italia, e ringraziamo molto i francescani perché l'hanno voluto dedicare appunto all'Unità, che qui a Reggio come dire, trovato una sua manifestazione visibile nella fondazione della bandiera della Repubblica Cispadana più di 200 anni fa. Ho chiesto a un amico che è un intellettuale di Reggio stamattina, ma mi dicono che devo dire due parole per presentare Romano, non è che ci sia molto da presentare, c'è pochissimo da dire, specialmente a Reggio, molti lo conoscono, sanno chi è, in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo stamattina. Sì, è vero, dai. Stamattina c'era una delegazione di americani che mi diceva: ma so che oggi avete Prodi, e quindi era tutta contenta che ci fosse Prodi a Reggio, quindi allora non ha bisogno di presentazioni. Però questo amico mi ha detto una frase che vorrei riportare qui oggi, perché credo sia una frase che Romano non condivide, ma che rappresenta molto bene il sentimento di una buona parte del paese, e cioè: da quando Prodi non c'è più, l'Italia ha perso la speranza nel suo futuro. Ecco, credo che Romano non la condivida, perché è stato sempre il professor Prodi un leader vero, ma un leader che ha sempre capito che le vere riforme, le vere cambiamenti della società avvengono solo col concorso di tutti e non perché c'è un uomo solo al comando. Tant'è vero che abbiamo avuto l'onore di avere alla guida di questo paese le più belle menti, i più belli intellettuali, i più grandi economisti, perché appunto chiamava a raccolta le energie migliori di questa nostra patria.
e credo che Romano Prodi sia stato e sia un leader di statura mondiale anche perché ha saputo anticipare, senza per questo volerli interpretare in maniera unica, e ha saputo indicare alcune grandi vie, tra cui, tra tutte, quella della nostra amatissima Europa. E se queste vie fossero state percorse fino in fondo, probabilmente molti dei problemi che oggi abbiamo non avrebbero questo carattere di drammaticità. E grazie alla sua convinzione che noi siamo in Europa, e grazie alla sua tenacia, alla sua testardaggine, e credo con la stessa testardaggine in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, ci ha indicato con chiarezza che il futuro del nostro continente sarebbe stato anche nell'allargare lo sguardo ai paesi emergenti, in particolar modo alla Cina, e quindi ha indicato ancora una volta una via che oggi molti cominciano a capire essere una via importante anche per noi, l'ha indicata quando molti vedevano questi paesi come un pericolo. Ecco, credo che basterebbero queste due citazioni sull'Europa e sulla Cina, per, oltre all'esperienza di Romano Prodi alla guida del paese, per dire che siamo onorati di avere uno degli ultimi grandi statisti qui oggi a Reggio Emilia. Grazie. La cosa che vi chiedo è di non credere a una sola parola di quella che ha detto il sindaco adesso, perché sennò io ho finito, ecco. Dovrei già essere morto, beatificato, no? Cosa che non ho nessuna intenzione di fare, né adesso né spero nel prossimo futuro, poi non si sa mai, no? Siamo nelle mani di San Francesco più o meno, ecco. Ma no, vi dico sinceramente che per me venire a Reggio è sempre un grande piacere, no? Più passa il tempo più mi sento legato, quindi oggi poi non immaginavo che fosse un ambiente così bello, così familiare in questa piazza, in questa meravigliosa giornata di settembre. E l'incarico che mi avete dato è quello di cercare di capire che cosa può avvenire nel futuro, no? Quelli che possono essere i cambiamenti, questi grandi spostamenti che abbiamo nel mondo. Viene proprio in un giorno abbastanza particolare, c'è stato un dibattito all'ONU in cui il Presidente dell'Autorità palestinese ha presentato una mozione per il riconoscimento dello Stato palestinese e è cominciata una discussione. Mi chiedeva adesso il corrispondente della RAI, che quei giorni fa avevo detto che sarebbe finita di nulla e così è finita, ma proprio una discussione che è emblematica di com'è il mondo di oggi. Un cambiamento rapidissimo, ancora però la paura del futuro e nessuna decisione, nessuna capacità di leadership in questo momento. Quindi Obama è andato qualche tempo fa al Cairo, ha fatto meravigliosi discorsi, ha spezzato una lancia in favore di una pace dinamica, di un movimento, di una... Poi il primo ministro israeliano Netanyahu è andato al congresso americano, ha attaccato il presidente americano, ha ricevuto 27 applausi a scena aperta, il presidente americano immediatamente ha dichiarato che avrebbe messo il veto a questo passaggio della storia. Vedete, non è assolutamente un fatto casuale, è un presidente dedicato veramente al domani, un presidente che sente in maniera forte la necessità di evoluzione del mondo, anche la necessità di maggior giustizia, eccetera, ma bloccato da una situazione politica assolutamente impermeabile o difficilmente permeabile ai cambiamenti. Quindi viviamo nel mondo dei grandi cambiamenti, ma ancora nessuno che ha la forza e il coraggio di guidarci verso il futuro. E io penso che questa fase durerà abbastanza lungo, e su questo vorrei un attimo riflettere a ruota libera. Poi se c'è qualche domanda alla fine, se c'è un po' di dialogo, poi volentieri possiamo fare anche questo. Mi hanno semplicemente detto che il tutto deve durare un'ora, non di più. Questo è il compito che mi è stato dato. E allora la prima riflessione, vi ho detto, siamo nel mondo dei cambiamenti. Perché dico che il cambiamento è stato rapidissimo? Perché prima avevamo avuto il secolo XIX, XVIII e XIX, i secoli dell'Europa,
il XX secolo, lo possiamo chiamare il secolo degli Stati Uniti, e tutti gli storici pensavano che anche il XXI secolo sarebbe stato il secolo degli Stati Uniti. Si parlava della Pax Americana, si parlava della fine della storia quando è caduto il muro di Berlino, non c'era un'alternativa in questo mondo e si pensava che gli Stati Uniti avessero la forza e la capacità di portare il mondo verso il XXI secolo in una maniera più coesiva di quella che era stata in precedenza. E poi la storia fa dei drammi, no? È successo 10 anni fa esatto, l'11 settembre, la reazione è stata quella della rottura completa di un processo storico di avvicinamento, la guerra in Iraq. La guerra in Iraq ha segnato, a mio parere, un passaggio nella storia, non solo per le tensioni che ha portato, vi assicuro, io l'ho vissuto da Presidente della Commissione Europea, ho assistito veramente a momenti drammatici della rottura nell'ambito dell'Europa stessa, dei drammi non solo di carattere politico, ma di vero carattere etico, no? Per questa guerra che ridivideva il mondo in due. Ma, ironia della storia, questa guerra ha segnato anche, non dico il declino americano, che su questo il tempo sarà un declino molto più lento di quello che non si pensi, ma l'inizio di una dinamica diversa nella storia. Perché, semplice dato, 50 anni fa gli Stati Uniti avevano metà del prodotto lordo mondiale, cioè metà della ricchezza mondiale, e spendevano circa la metà di tutte le spese militari del mondo. Oggi il mondo si è diversificato, gli Stati Uniti sono intorno al 20% del prodotto mondiale e rappresentano ancora vicino al 50% delle intere spese militari. Cioè si sono messi in un cammino che è difficilmente sostenibile nel futuro della storia. E questo è stato percepito in tutto il mondo, soprattutto è stato percepito dai nuovi paesi che in questi anni si sono avanzati nella storia mondiale, principalmente la Cina, ma non soltanto la Cina, cioè tutti quelli che chiamano i BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, tutti questi paesi hanno ripreso consapevolezza di se stesso e si stanno scavando una parte nuova nella storia del mondo. E questo è indubbiamente è un cambiamento che proseguirà e è stato molto accentuato dalla crisi economica. La crisi economica è cominciata negli Stati Uniti, si è diffusa in tutto il mondo, ma si è diffusa in tutto il mondo ad elevato livello di sviluppo. Cioè, noi siamo profondamente immersi in questa Cina, in questa crisi, la pensiamo come una crisi di tutto il mondo, ma coinvolge Stati Uniti ed Europa, e invece il resto del mondo fortunatamente continua a crescere. Ma voi capite che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i rapporti di forza cambiano in modo radicale, e è quello che sta avvenendo. O intendiamoci, guarda che se noi la pensiamo in senso francescano, cioè del mondo intero, noi almeno io sono cresciuto e tutti noi credo che siamo cresciuti con la speranza che il nuovo mondo potesse dare decenti condizioni di vita a tutti, potesse far crescere tutti, e quindi questo fatto che 3 miliardi di persone stiano uscendo da una situazione di disperazione e corrano verso l'autosufficienza del cibo, verso un minimo di vita decente, verso una casa e consumi, non dico come i nostri, ma che adagio si avvicinano ai nostri dell'immediato dopoguerra, insomma, no? Quel momento di forza e di speranza che c'è nei popoli. Questo era sempre stato, almeno nelle mie speranze, anche nella mia visione del mondo, no? Nella visione di giustizia in cui tutti noi siamo più o meno cresciuti. Questo processo però è avvenuto
e sta avvenendo in un modo talmente rapido e in un mondo non guidato che produce angoscia e produce tensioni a livello di tutti i cittadini del mondo. E quindi è un cambiamento di dimensioni colossali. Perché? Perché noi siamo circa 7 miliardi nel mondo, 6 miliardi e 9, 7 miliardi, via. E quando 3 miliardi improvvisamente si svegliano, è un terremoto che cambia assolutamente tutto. Cambia il livello dei consumi, cambia la disponibilità dei beni, cambia l'energia, cambia il cibo, cambia tutte le condizioni vitali, non solo i poteri di forza, no? Perché noi siamo abituati a pensare alla politica come un puro gioco di forza, ma invece cambia nella sostanza profonda la vita dell'intera umanità. E questo è la drammaticità e anche la bellezza del passaggio in cui noi viviamo. E io penso, e questo è quello che è il centro della mia riflessione di oggi, che noi stiamo vivendo proprio il periodo più drammatico di questo passaggio, no? Il periodo in cui noi abbiamo soprattutto l'aggressività e la capacità di crescita di questi popoli e quindi la loro capacità di esportare, ma non abbiamo ancora la loro domanda, non abbiamo ancora una crescita sufficiente nella loro tenore di vita che possa essere riequilibrata nella vita economica mondiale. Quindi è il momento del cambiamento dell'equilibrio e quindi è il momento della paura. E ripeto, in una situazione mondiale di estrema difficoltà. Perché di estrema difficoltà? Perché tutti gli organismi internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite, nell'ultimo ventennio sono stati sostanzialmente umiliati. Umiliati, l'ONU è stato tolto anche quel poco di potere che aveva, l'Unione Europea ha lasciato il posto, vie più, poi parleremo dell'Europa, vie più ai poteri dei singoli stati e quindi il problema della gestione del mondo futuro non lo possiamo purtroppo dare, cioè non possiamo purtroppo dire che sarà in mano alle Nazioni Unite o a organismi capaci di arbitrare la politica mondiale, di alleviare con questo le tensioni, ma sarà ancora una disputa fra i grandi paesi del mondo con i cambiamenti che vi ho detto prima e cambiamenti che continueranno e questo è il mondo di domani. Come continueranno? Quest'anno la stessa Africa cresce a ritmi molto veloci, intorno al 5%, la Cina è più vicina al 10% che non al 5%, così è l'India, il Brasile altrettanto. Quindi questo movimento storico di risveglio dei paesi è ancora in atto e naturalmente non è detto che prosegua all'infinito, perché tutti i paesi sono capaci di grandi errori e una crescita di questo ritmo sta sconvolgendo profondamente la vita di questi paesi. Vi do un esempio della Cina, ma fate un intervallo di 10 anni, le stesse cose poi circa accadono in India, no? E tenete presente che noi parliamo della Cina perché è più avanzata, ma la Cina ha 1.300.000.000 di persone, l'India 1.100.000, ma a metà del secolo la Cina avrà 1.480.000.000 di persone, la India ne avrà 1.780.000.000 di persone. Quindi fra pochi anni il discorso che oggi facciamo quasi simbolicamente per la Cina lo faremo per l'India, perché sarà, ma poi però lo farà qualcun altro, io non ci sarò più a fare quel discorso lì, ma qualcun altro dovrà riflettere su questi altri temi che si vanno presentando nella nostra storia. Bene, vi dicevo, questo sviluppo continua. La domanda che mi potete fare continuerà all'infinito. Gli economisti proiettano questo fino a metà secolo, dicono che a metà del secolo
la Cina avrà 35% del prodotto lordo mondiale, gli Stati Uniti il 14%, per dire come pensano al rovesciamento della storia. Io non credo che poi gli sviluppi vadano così lineari come queste previsioni comportano, anche perché sono cominciate le preoccupazioni, cioè questi grandi paesi retti con una struttura centrale estremamente forte e quindi che hanno una capacità di progresso velocissima perché le loro decisioni sono estremamente rapide, mentre le nostre sono, e poi rifletteremo su queste, sono sempre più lente, sempre più difficoltose, sempre più mediate da passaggi elettorali. E di fronte a questo, evidentemente, gli economisti proiettano nel futuro questi dati in cui a metà secolo dicono appunto la Cina sarà 35, gli Stati Uniti il 14, l'Europa il 9 o il 10 e il resto del mondo avrà le altre quote. Ecco, ma perché io dico è anche possibile che questo avvenga, ma ci sono dei grandi ostacoli, perché in questo momento la Cina è di fronte a un grandissimo dilemma, non può continuare a investire più della metà del prodotto nazionale lordo perché nel frattempo il paese cambia, le pretese e le aspettative della gente cambiano e quindi il paese sta iniziando da circa 2 anni uno sforzo di cambiamento che è stato quello che noi abbiamo fatto dagli investimenti ai consumi verso la casa, questo però implica degli spostamenti di popolazione e dei cambiamenti della vita quotidiana che non hanno assolutamente una dimensione simile mai nella storia dell'umanità, cioè Pechino cresce di 700.000 persone all'anno, Chongqing, città che non avevo mai sentito terminare, è arrivata a 34 milioni di abitanti e quindi questa marea enorme di emigrazione preoccupa evidentemente i governanti e per la prima volta quest'anno sentivo profonde preoccupazioni sulle conseguenze della crescita e riflessioni per la prima volta sul fatto che non fosse opportuno calare questo ritmo di crescita perché non è tenuto da una evoluzione della gente che viene coinvolta in questo, soprattutto la paura dell'immigrazione, cioè queste enormi dimensioni urbane che quando raggiungono appunto le decine di milioni e pensate ci sono ormai 200 città oltre 1 milione di abitanti in Cina, 200 città già che hanno superato 1 milione di abitanti. Voi immaginate il problema della nonna, quella che si chiamava nell'Ottocento la nonna, cioè di fornire il cibo, di fornire l'acqua, tutte queste cose. E allora, e qui veniamo all'altra conseguenza politica, di fronte a tutto questo, cambiamento dei consumi interni, pericolo quindi di inflazione, pericolo che questo ritmo non possa procedere, ma anche la necessità di preparare un futuro a queste asse enormi indiane e cinesi e soprattutto riguardo agli aspetti fondamentali che sono il cibo, l'energia e le materie prime. E allora ecco l'altro cambiamento della politica estera dove si trovano nel mondo energie, materie prime e cibo negli spazi vuoti che sono l'Africa e l'America Latina. Allora la nuova politica cinese e indiana verso l'Africa, politica impressionante perché non si rivolge, l'Africa ha 54 paesi, no? 53 fino all'altro giorno, 54 con la nascita del Sud Sudan e i francesi e le potenze coloniali hanno sempre avuto una politica diretta verso i loro paesi, no? Francofoni, anglofoni, e quelli 3 o 4 paesi così dell'influenza tedesca, gli americani nei paesi
soprattutto petroliferi del Golfo di Guinea e dell'Ovest dell'Africa, per la prima volta si trova una politica estera che coinvolge tutto l'intero continente. E lo coinvolge in un modo come mai la storia aveva fatto, perché è la prima volta della storia che un paese, cioè la Cina, esporta capitali, uomini. Pensate che quando è cominciata la guerra di Libia, in 4 giorni hanno dovuto spostare 38.800 tecnici e operai cinesi che erano in Libia. Una manovra da grande strategia militare, no? Spostati o Alessandria in pullman o al Pireo in nave e poi in aereo in Cina, senza che nessuno sapesse nulla, senza che... E 38.000 perché lavoravano tutti nelle grandi costruzioni e negli investimenti tecnici, ferrovie e così via, della Libia. Lo stesso discorso possiamo ripetere per tutti i paesi africani, ed è, ripeto, la prima volta della storia che un paese esporta capitali, uomini, tecnologie e merci. Non è mai capitato, cioè quando c'erano le colonie, la gente, sì, poche persone, pochi funzionari, poche elite andavano in questi paesi, salvo qualche momento in Algeria o anche un attimo degli italiani in Libia, ma piccoli momenti della storia. Qui c'è il grande cambiamento della strategia. Durerà questo a lungo? Non moltissimo, perché nel frattempo la demografia cinese, come vi dicevo, ci sarà una crescita ma molto minore, e l'invecchiamento della popolazione, soprattutto per la politica del figlio unico, fa in modo che questo fatto possa proseguire per una quindicina d'anni, ma poi si fermerà e arriverà il discorso, soprattutto il discorso indiano. E questo è parte, vi ho fatto questo esempio per dirvi l'altra caratteristica del mondo. È un mondo di immigrazione e di emigrazione. Quella di cui noi siamo interessati è una minima, piccolissima parte. Ci sono almeno 220-230 milioni di emigranti ogni anno, quasi tutti nell'ambito delle stesse regioni, cioè Asia con Asia, Africa con Africa, e naturalmente noi siamo soprattutto interessati a una minima parte di queste migrazioni, che però evidentemente ci colpisce, ci tocca molto a fondo, perché siamo un paese che in tutto ha 60 milioni di abitanti, siamo cioè un 23esimo di quello che è la Cina, insomma, no? Quando faccio questi conti mi viene in mente la vecchia barzelletta che usava 30 anni fa, e diceva, il ministro andava dal presidente Mao e gli diceva: presidente, l'esercito francese ha invaso la Cina. E Mao dice: in che albergo sono? Proprio per darvi queste sono le idee delle dimensioni, no? che si hanno in questo mondo. E anche il fenomeno dell'immigrazione, che tanto caratterizza la nostra storia, è un fenomeno enorme di tutta l'umanità. Libia, sono un po' sconnesso, ma gli esempi secondo me vi danno l'idea. 6 milioni di abitanti, 2 milioni e 400 mila erano non libici, soprattutto egiziani, per cui non tutto il lavoro, tutta la fatica e l'organizzazione quotidiana della vita materiale della Libia rimane agli stranieri. Questo vi dice che cosa vuol dire l'emigrazione, no? Infatti il problema libico adesso è che gli egiziani sono tornati a casa, e quindi il paese non ha, oltre i problemi della guerra, non ha nemmeno le persone per fare le cose più normali che siano, e il problema si aggrava ancora più in Egitto, perché oltre alla miseria che già c'era prima abbiamo gli immigranti che ritornano, abbiamo il turismo che è bloccato, abbiamo tutti questi aspetti. E questo fenomeno però delle grandi migrazioni non è limitato al tempo di guerra, non è limitato ai fatti eccezionali, ma è insito in questo grande momento di passaggio della nostra storia, e sarà ancora una caratteristica del mondo, quindi che diventerà un mondo veramente sempre multirazziale, sempre di più, no? Non è solo a Reggio Emilia che questi fenomeni sono avvenuti, ma
sono la grande caratteristica dell'umanità di oggi, con conseguenze anche qui politiche estremamente difficili da prevedere, ma estremamente importanti. Ecco lo snodo della situazione. In questo, vi dicevo, si è inserita la crisi economica, no? E che ha messo in rilievo delle altre caratteristiche. Crisi economica che è nata veramente dai mercati finanziari, che ha dimostrato un'assoluta impotenza della politica, anzi la politica all'inizio ha reagito con molta forza e molto vigore, per cui io stesso ho avuto un attimo, non dico di ottimismo, ma di speranza quando il Presidente Obama all'inizio della crisi ha buttato 800 miliardi di dollari nel mercato per far risalire l'economia, i cinesi 585, dico finalmente la vecchia lezione della crisi del 1929 è stata imparata, la politica reagisce e ce la faremo, no? Invece la crisi è stata così profonda, ha talmente coinvolto tutti i mercati finanziari che anche questa azione politica si è dimostrata impotente e non ce l'ha fatta a rovesciare la situazione. E quindi è ricominciata questa difficoltà di crescita. E veniamo alla riflessione che vi avevo anticipato prima. E in questo mondo l'altra caratteristica, non solo lo spostamento della gente, le decisioni rapide, eccetera, ma anche il passaggio di molti poteri dal mondo politico al mondo economico-finanziario. Questa capacità rapidissima di prendere decisioni che da parte della finanza, addirittura cose che sconvolgono anche me, che pure le ho osservate, le ho viste, 70% delle transazioni finanziarie che in questi giorni hanno turbato i mercati, che hanno buttato giù le borse, sono prese automaticamente. Ci sono dei modelli matematici per cui di fronte a fenomeni di un certo tipo scatta l'ordine di vendita e arriva la valanga in modo quasi inaspettato. Voi capite che questo vi rovescia la gerarchia di valori e la forza fra mondo finanziario ed economico e mondo politico. Complica enormemente le decisioni politiche. E allora la crisi europea è proprio in questo ritardo fra la capacità e la rapidità di decisione dell'economia e la lentezza e la difficoltà che ha il mondo politico, soprattutto le democrazie evidentemente, di prendere queste decisioni. Il caso greco, ancora una volta per fare un esempio, quando è nato era grande così. La Grecia, paese meraviglioso, ma costituisce il 2% dell'economia europea. La crisi greca era un problema che poteva essere affrontato in 2-2-4 dai governi pronti a intervenire, avevano i mezzi, la portata e la convenienza di intervenire. Non è stato fatto perché c'erano le elezioni nel North Rhine-Westphalia, non c'era l'accordo fra i francesi e i tedeschi, gli italiani come al solito non esistevano e adagio questa crisi che poteva essere governata ha cominciato a espandersi fino a toccare un paese come l'Italia, che non si trova certo nella condizione come la Grecia, cioè, ma che ci è arrivata via via per la lentezza delle decisioni esterne e poi per problemi interni che in questo momento io preferisco non toccare perché preferisco. E questo ha messo in rilievo una grande caratteristica del mondo, cioè più lenta è la decisione, più debole diventa una struttura. E l'Europa, che nel conto, prima non vi ho parlato dell'Europa, non è che io l'abbia dimenticato, no? Gli anni della mia presenza in Commissione Europea sono stati tra i più belli e più interessanti della mia vita, ma non ho parlato dell'Europa proprio perché le divisioni nell'ambito europeo, fra paese e paese, l'attesa, ha fatto sì che l'Europa, che è numero uno anche ancora oggi
seppur di poco, nella ricchezza mondiale. Noi abbiamo 22-23%, gli Stati Uniti hanno 20-21%, e quindi siamo ancora numero uno nella produzione industriale, numero uno nelle esportazioni. L'Europa, di fronte alle sue decisioni, non esiste e non è protagonista nemmeno delle vicende che sono più vicine a noi. Cioè, pensiamo al problema palestinese. Ogni volta che andavo, che vado in Medio Oriente, tutti dicono: ma come? Voi siete quelli che fanno più commercio con noi, quelli che più investono da noi, quelli che meglio conoscono la nostra zona, i nostri problemi, infinitamente meglio di fronte agli americani o ai russi o ai cinesi, e non esistete, e non esistete. Ecco, l'altra caratteristica di questo grande passaggio verso il domani è la necessità di essere dei grandi aggregati che possono avere una voce nel mondo. Il dramma dell'Europa è che in questo momento non ha alcun leader che anteponga gli interessi collettivi europei agli interessi di breve periodo della sua politica quotidiana. E allora una Germania che, per dirla in linguaggio, se volete, popolare, è troppo grande per l'Europa ed è troppo piccola per il mondo. Quindi una situazione europea paralizzata che impedisce di esercitare quel ruolo che non solo sarebbe proprio nostro, ma che tutti ci chiedono, a cominciare dai cinesi. I cinesi hanno, nei discorsi profondi delle tavole rotonde, hanno una specie di attrazione e odio per gli Stati Uniti, no? Per il grande fratello, e una paura terribile di essere da soli nel confronto internazionale, il cosiddetto G2. Non lo amano mica i cinesi e non lo amano neanche gli americani, perché hanno paura di un scontro diretto. E tutti chiedono: ma l'Europa, che sarebbe così importante come cuscinetto, come mediatore, come preparatore del nuovo ordine internazionale, cosa fa l'Europa? Pensate al dramma monetario di questi giorni, no? L'euro, ma quando è nato l'euro, i cinesi erano felicissimi. Io mi ricordo il colloquio col presidente cinese che diceva: ma noi vogliamo l'euro perché vogliamo vivere in un mondo in cui non ci sia uno solo che comanda, e se c'è l'euro noi siamo più tranquilli perché abbiamo più spazio nel nostro futuro. Oggi non si accontentano più di questo discorso, perché l'amarezza nel vedere un'Europa che non sa prendere decisioni, il discorso che ti fanno oggi è quello del futuro. Cioè, nel sistema monetario internazionale prossimo futuro non ci sarà più, non vogliamo più che ci sia l'euro e il dollaro, ma un cestino di monete in cui anche la nostra moneta, lo yuan, il renminbi, abbia una parte dominante. E in pochi anni è questo cambiamento, non è mica un secolo fa. Questi discorsi che vi facevo venivano nel 2001, 2002, 2003, siamo nel 2011 ed è cambiata completamente la prospettiva dell'umanità. Per quello che dico, è una velocità che noi non avremmo mai immaginato che avvenisse. E oggi però voi sentirete tutto questo quando, fra due mesi, in novembre, ci sarà la riunione dei G20, no? E vi diranno: ah, facciamo le grandi riforme, no? E soprattutto il G20 quest'anno è in Francia, quindi ci sarà una apoteosi di propositi, di messaggi. E uno dei messaggi che vi diranno e che ci diranno è: riformeremo il sistema monetario internazionale, andremo verso... Onestamente non è possibile, perché gli Stati Uniti stanno benissimo come sono. La Cina si è messa nella situazione in cui dice: ma perché devo riformare oggi, quando una riforma fra 3-4 anni mi vedrà in posizione molto più forte? Quindi non c'è nessuna spinta reale collettiva verso il passaggio nel nuovo sistema, che avverrà però fatalmente se lo sviluppo continua nei termini che vi ho delineato prima. Quindi andiamo verso un nuovo mondo di fatto in cui il riconoscimento politico avviene soltanto in modo molto lento. Europee, nazionali,
e ogni elezione è diventata di importanza fondamentale. E invece il domani si costruisce pensando al lungo periodo. Quindi l'ultima riflessione che vi voglio proprio trasmettere è quella che noi dobbiamo veramente cercare di portare i nostri sistemi politici verso la possibilità di decidere di pensare al domani, dando un periodo di lungo periodo ai nostri governi, spingendo la solidarietà fra diversi paesi, avendo una prospettiva per le nuove generazioni che è nel lungo periodo, altrimenti ci consumiamo nelle decisioni quotidiane, come il caso greco, e roviniamo tutto il nostro futuro e quindi mettiamo fuori gioco la nuova generazione. Ecco, queste sono le riflessioni che io facevo, e quindi la conseguenza è che preparare il mondo di domani vuol dire lavorare in tutte le direzioni di solidarietà e di cooperazione internazionale che in questo momento noi possiamo avere. Quindi il discorso della Palestina che vi facevo, il discorso dell'Unione Europea che vi facevo, il discorso della cooperazione fra Stati Uniti ed Europa che rimane sempre importantissimo in questo quadro, e la grande attenzione alle nuove aree del mondo. E l'Africa è la più sfortunata, è la più difficile di queste aree, perché le strutture politiche sono fragili, perché, vi ho detto prima, sono 54 paesi, nessuno dei quali riesce ad avere una sua organizzazione interna, e il lavoro di questi ultimi anni che con la piccolissima fondazione cerchiamo di fare è proprio quella di aumentare il dialogo fra i paesi africani in modo da avere anche l'Africa come protagonista attivo e non solo passivo di questo grande passaggio. Altrimenti noi avremo il colonialismo, che sarà un colonialismo economico e non un colonialismo politico, ma non cambieremo nulla del mondo in cui noi viviamo. Quindi abbiamo queste prospettive, le abbiamo, sono prospettive difficili, perché l'Italia e l'Europa possono agganciarsi in questa nuova direzione. Dal lato politico occorre l'unità di cui vi ho parlato, dal lato economico occorre un enorme e diverso investimento nella scuola e nelle nuove generazioni. Cioè, non, guardate, tutto il resto alla fine lo si riesce a mettere a posto. Ma se manca l'innovazione, la capacità dei giovani, il coraggio di costruire cose nuove che si basano naturalmente sul futuro, se manca questo, noi non ce la facciamo assolutamente. Quindi il messaggio che deve venire è proprio messaggio politico di unità, di cooperazione fra i paesi, messaggio economico di una concentrazione di investimento nella nuova generazione, perché l'involuzione più pericolosa dell'Europa è la perdita delle risorse, e lo vediamo in questi giorni, guardate che è un passaggio storico che può diventare drammatico, la perdita delle risorse nel welfare state, cioè la perdita delle risorse nella sanità, nell'istruzione, la perdita delle risorse nell'assistenza, nelle famiglie più povere. Cioè, noi eravamo nati, l'Europa ha dato al mondo il messaggio del welfare state, ha dato al mondo, a tutto il mondo, un messaggio di solidarietà. Se l'Europa si ritira da questo, noi ci ritiriamo dal vero progresso che noi abbiamo fatto nel XX secolo. Quindi ecco le direzioni in cui noi dobbiamo lavorare: quella dell'unità politica, quella della cooperazione economica e quella della solidarietà forte nei confronti delle categorie più sfortunate, perché questa è stata la medaglia dell'Europa ed è essenziale anche per una ripresa dello sviluppo economico e del nostro ruolo nel mondo. Grazie. Domande? Abbiamo un quarto d'ora.
ortodosso dice che è un'eresia. Adesso invece anche ci sono gli spot televisivi che inneggiano alle tasse come una cosa utile per portare avanti, diciamo, il progresso e risollevare, risanare lo Stato. Meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Allora io voglio fare una domanda di questo tipo. Se fosse andato avanti il risanamento iniziato col suo governo nel 2006, pensa che oggi staremmo meglio prima? Seconda domanda. Si è parlato in questi giorni della proposta di Profumo, non so se lei ne avrà sentito parlare, sicuramente di abbattere il debito pubblico di 400 miliardi per avere una possibilità di rilancio più immediata ed efficace. Lei pensa che sia una cosa possibile questa e come potrebbe venire una cosa del genere se non, diciamo, aggredendo, diciamo, i capitali, come si dice, capitali groppi? Allora guardi, sul risanamento, la prima parte della domanda, le prospettive di risanamento più concrete io le avevo col governo del 1996, in cui c'era veramente, se non si fosse interrotto quel cammino, le riunioni di governo, che poi sono molto semplici quando si affrontano i problemi grossi, no? La strategia avevamo due strategie davanti, o una patrimoniale con una botta terribile, politicamente difficile con dei problemi, oppure quella che io chiamavo la politica delle formichine, anno per anno si abbatte il debito, e così avevamo cominciato a fare nei due anni. Se si fosse proseguito, noi oggi saremmo intorno al 90% invece che 120, non avremmo problemi, però la politica è fatta poi di alti e bassi, di cambiamenti, è fatta anche di crisi, e quindi io credo che la politica della formichina, come l'ho definita in modo familiare, sia la politica seria che poi ogni famiglia fa, ho qualche dubbio che dopo la scivolata di agosto, quindi andiamo alla seconda domanda, questa basti, perché la speculazione internazionale e la incapacità di rispondervi, no, della non credibilità nei confronti che abbiamo all'estero, ci ha accorciato i tempi della risposta, e quindi occorre anche qualche misura più forte, più vigorosa, anche qui però si è sempre arrivato in ritardo, un po' come il discorso della politica internazionale che vi ho fatto, una proposta di finanziaria, reazione delle categorie colpite, il giorno dopo si cambia proposta, si perde credibilità, via via, e il problema adesso è un problema assai più complesso di quello che era precedente. Sulla patrimoniale bisogna tenere conto del fatto delle difficoltà di applicazione e anche del fatto che è una misura una tantum, cioè la patrimoniale mica la potete fare due o tre volte, quindi deve essere misurata e deve dare un colpo forte al risanamento e non può essere mai disgiunta da una politica di equilibrio nel lungo periodo, perché è inutile fare una patrimoniale se poi lo squilibrio riprende il giorno dopo, ecco. Questo è quello che penso. Presidente Prodi, buonasera, grazie per la lezione, come sempre ineccepibile. Io tornerei al tema, diciamo, centrale della sua lezione, cioè il futuro, riproponendole un quesito che forse le hanno riproposto tante volte. Dopo l'incidente di Fukushima è tornato nel mondo il dibattito sull'energia nucleare, in particolare con l'esaurirsi delle risorse petrolifere e con il tema della ricerca scientifica per quanto riguarda le nuove tecnologie. Qual è la sua opinione, proprio in virtù della crescita demografica esponenziale? Guardi, io credo che, anzi credo, riflettendo sull'incidente nucleare giapponese, io credo che nel mondo ad alto livello di sviluppo il nucleare non si riprenderà per un lungo tempo, fino a che non vi sia qualche cosa di nuovo, che però non so dire. Io quando ero Presidente della Commissione Europea tutti gli anni chiamavo gli esperti di ingegneria nucleare, no? Gli esperti del settore, e dicevo: quanti anni
di quanti anni c'è bisogno perché io possa andare in televisione o qualcun altro a dire sono nate le centrali nucleari che hanno due caratteristiche nuove, si spengono automaticamente, quindi sono autosicure, secondo, si sa dove mettere i rifiuti, le scorie alla fine della vita. Il primo anno mi hanno detto 25 anni, il secondo 30, dopo andavamo verso i 40, ho detto fermatevi perché è bene che sospendiamo il nostro colloquio. Cioè, per ora il mondo scientifico non dà una risposta di questo. Dal punto di vista politico io ritengo che in Europa e negli Stati Uniti l'incidente giapponese abbia creato un blocco che sarà lunghissimo nel tempo, anche perché nel frattempo i costi delle centrali sono incredibilmente aumentati, anche per motivi di sicurezza. L'unica centrale europea in costruzione al di fuori della Francia, che è in Finlandia, in questo momento si trova di fronte a un contenzioso di 3 miliardi di euro, 3 miliardi di euro di costi che sono scappati di mano, quindi io ritengo che questo. Diverso è il discorso, e qui il problema si pone, in India, in Cina e nel resto del mondo, in cui c'è stata una sospensione immediata, ma poi il problema adesso è sotto discussione. Non le so dire come la discussione vada a finire, ritengo però probabile che in questi paesi la corsa nucleare riprenda. Quanto alle risorse petrolifere, è vero quello che lei dice, scarsità, ma negli ultimi anni c'è stato un fenomeno nuovo molto, molto importante che sta cambiando il mercato, non del petrolio ma del gas naturale, che ne è un sostituto. Cioè le cosiddette shale gas stanno creando una offerta molto nuova e molto grossa negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, probabilmente in Polonia, che rivoluziona molto probabilmente il mercato degli idrocarburi, anche se non del petrolio, del gas, però che è un sostituto abbastanza forte. Quindi penso a una politica europea con sempre meno nucleare in percentuale, però tenete presente la cosa, il consumo di energia non cresce mica come si pensava 3-4 anni fa, Il consumo di energia nostro è quello di 10 anni fa, Cioè, ci sono dei cambiamenti anche nella domanda, Questa crisi ha bastonato da un lato e dall'altro. Sindaco, dirigi. Buonasera. Buonasera, volevo fare tornare al tema centrale di questa giornata chiedendole, lei ha parlato di Asia, cioè soprattutto di Cina, ha parlato di Africa, ha parlato di Stati Uniti e ha parlato di Europa, ma lei crede che, che tra qualche anno si potrà ancora parlare di Europa intesa come unione di questi paesi o si dovrà ritornare a parlare di Francia, Germania e Italia come singole unità? Se vogliamo suicidarsi, sì. Le ripeto sempre questo esempio. Lei pensi, signora, all'Italia nel Rinascimento, Milano, Firenze, Venezia, Genova erano superiori, onestamente, non per sciovinismo, a tutti, solo la Cina in quell'epoca aveva un prodotto pro capite uguale alla Toscana, no? Ma nel mondo occidentale eravamo i primi nel mondo. È successa la prima globalizzazione, la scoperta dell'America, ma cos'era? Scusate, era la globalizzazione, come quelle di oggi, più piccola, ma come quelle di oggi. Noi non ci siamo uniti, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra erano più grandi di noi e noi siamo scomparsi dalla carta geografica. Questa è la storia. L'Europa, se fa lo stesso errore, scompare. Di fronte a noi, noi dobbiamo dire alla nuova generazione che cosa sta succedendo con la seconda globalizzazione. Questo è quello che sta dicendo. Posso un attimo riprendere una cosa che ho dimenticato di dirvi prima, no? Negli schemi di questo tipo, sul mondo di domani. Guardate che c'è un altro problema che non ho toccato oggi, ma che sta cambiando la faccia del mondo. Cioè ovunque, dal 1980 in poi, ovunque, escluso i paesi scandinavi e il Brasile negli ultimi 10 anni,
è aumentata l'ingiustizia e la differenza fra ricchi e poveri. E non posso andare via da un discorso come oggi se non lo ricordo questo. Attenzione, questo fenomeno sta continuando ad andare avanti e noi dobbiamo reagire a questo fenomeno. Guardate, qui è un problema cristiano vero, insomma. No? Nel 1960 l'aliquota fiscale, riprendo la domanda di prima, massimo negli Stati Uniti era tra il 60 e il 70%, adesso siamo al massimo intorno al 30%. E con tutte le scappatoie che ci sono, Warren Buffett, uno dei più grandi ricchi d'America, ha fatto l'altro giorno un quadro meraviglioso e drammatico, cioè ha dimostrato che la sua segretaria paga di imposte una percentuale infinitamente superiore alla sua, perché la percentuale sua è bassa, un poco più alta di quella della segretaria, ma in più, siccome ci sono mille capacità, scappatoie, problemi, eccetera, e guardate che qui ci sono delle cose su cui dobbiamo assolutamente reagire. Abbiamo perso la coscienza delle ingiustizie collettive. Questo è... E l'abbiamo talmente persa che nella mia vita, 35 anni fa, quando ho fatto un articolo sul modo stupefatto, no? Del fatto che in una impresa, che tra l'altro è un'impresa proprio di queste zone, ci fosse una differenza salariale di 30 volte fra il consigliere delegato e l'operaio medio, c'è stato un dibattito bello di 20 giorni. Adesso la differenza è da 1.400, non ne frega niente a nessuno. Ma noi abbiamo perso la coscienza di questi problemi. Noi prima di tutto. Perché tutto ci sembra normale. Fra paesi, nello stesso paese. E io ritengo, ma lo ritengo davvero, che una delle cause della crisi sia stata proprio questa enorme differenza per cui accumula nelle categorie che non consumano, che non possono mica consumare tutto, perché poi lo stomaco e la capacità di divertimento sono poi limitate, no? E invece tolgono potere d'acquisto alle categorie più popolari che potrebbero anche rilanciare l'economia. Cioè questa è stata una delle cause non indifferenti. Guardate che guardando le statistiche c'è stato qualche momento in cui anche la Francia ha avuto un po' di politiche discrete in materia. Ma la tendenza in tutto il mondo, escluso il Brasile, perché Lula ha fatto questa politica per la famiglia, molto interessante, proprio semplicemente, naturalmente adatta al Brasile, perché dava dei soldi, ha deciso di dare soldi alle famiglie più povere, purché mandassero i bambini a scuola e si vaccinassero e facessero certe cure. Evidentemente è adatta a un paese di quel tipo, ma è indovinata, cioè sta facendo crescere una nuova generazione molto meno emarginata rispetto a quella precedente. Poi ogni paese deve trovare la sua via alla giustizia, no? Che non può essere quella che, di persone che hanno 3.000 euro di reddito all'anno o di quelle che ne hanno 60.000. Le vie della giustizia sono diverse fra di loro, ma è un problema che noi non possiamo trascurare, ma non per moralismo solo, anche per moralismo, anche per moralismo, perché un po' di moralismo non guasta poi mica, no? Ma e allora il discorso delle aliquote fiscali più elevate alle categorie più alte è un discorso, secondo me, inevitabile, assolutamente inevitabile. E altri che ci vengono dietro rispetto le nostre società moderne hanno abolito la imposta di successione. Vabbè, capisco, ma l'imposta di successione è sempre stato uno strumento per, come dicevamo, rimettere tutti più simili al punto di partenza. Cioè tutte queste decisioni che noi prendiamo, oltre naturalmente alla concorrenza salariale dei nuovi paesi e ad altri aspetti di questo tipo, e oltre soprattutto all'evasione fiscale, che è il cancro più grosso del nostro paese, no? Tutto il resto possiamo dire che abbiamo delle caratteristiche simili agli altri, ma evasione fiscale e criminalità sono qualcosa che fanno dell'Italia purtroppo un paese diverso. Queste due cose, ricordatevi, finché noi non mettiamo mano a queste due cose non potremo ritornare fra i paesi che ci guidano. Però a livello mondiale, per costruire un domani più giusto, dobbiamo recuperare questo senso
di un maggiore equilibrio e quindi non aver paura delle tasse, cosa volete che vi dica, insomma, no? Padoa-Schioppa usava un'espressione, anch'io l'ho preso in giro, dico, ma che cavolo vai a dire che le tasse sono belle? Dico che le tasse vanno pagate perché creano giustizia, però era un sentimento giusto, infatti adesso lo santificano, è uscito un suo libro, lo santifica il Corriere di ieri l'altro, aveva una pagina intera, ma ragazzi, santificare quando uno è morto è un fatto della Chiesa, ma non è dello Stato questo, no? Dico bene, padre. Allora abbiamo una domanda lì, poi due domande qua, forse sei d'accordo Romano, domande telegrafiche. Professore, siamo al Festival Francescano, una domanda che diventa spontanea, il ruolo delle religioni nel futuro del pianeta? Ma dovrei cominciare da zero, no? Cioè, beh, intendiamoci, queste cose che vi ho detto, di solidarietà, di giustizia, eccetera, la nostra religione e in genere la religione mondiale ne fanno una bandiera, cioè la base fondamentale della religione è la dignità umana e le cose che ho detto sono banali applicazioni pratiche di un discorso di dignità umana che è a fondamento delle religioni. In secondo luogo, la religione è un fatto di fratellanza, insomma, no? Cioè, nella storia sono stati un grande momento di divisione e grandi momenti di unione. Quello che mi auguro e su cui noi dobbiamo lavorare è proprio che questa forza di identità dell'umanità che le religioni portano avanti prevalga sul senso dell'identità individuale che ha provocato tantissime guerre di religione. Questo è assolutamente... Cioè, il discorso che ha fatto ieri il Papa su Martin Lutero è estremamente interessante, parte l'interpretazione dei giornali che sembra che il Papa si sia convertito al luteranesimo, no? Perché poi la superficialità è enorme, però è proprio nella sua direzione un problema di mettersi nei panni degli altri, avere una prospettiva profonda, avere un senso di non di appartenenza egoistica ma di appartenenza aperta. Buonasera, io mi chiamo Pasquale e vengo da Reggio Calabria. Reggio Calabria. Comunque volevo. Beh, Reggio c'è. Sì, Reggio, esatto. Senta, volevo dire, noi in Italia è diverso, siamo, diciamo, è differente la situazione economica rispetto alla Grecia, perché si dice la famiglia risparmia, cioè questa è la base della ricchezza in Italia, perché la famiglia ha la capacità di risparmiare. Io, la mia esperienza personale, io sono capostazione, quando esisteva la lira io riuscivo a risparmiare, quando è subentrato l'euro non ho più potuto risparmiare. Ora non è colpa dell'euro, perché grazie all'euro ci siamo salvati, è bene tutto quello che le ha detto l'Unione Europea, tutta questa questione qua, però perché con l'euro non si riesce a risparmiare? Perché io dico, i prezzi non sono stati bloccati, ecco la colpa della politica. Quando è subentrato l'euro, perché voi politici, insomma la politica, compreso lei quando era Presidente del Consiglio, perché non si è avuto la capacità politica di bloccare i prezzi? Un esempio, guardi, una settimana prima con la lira ho speso per suolare le scarpe 18.000 lire, una settimana dopo dallo stesso calzolaio mi ha chiesto 18 euro. Perché non si capiva questo? Perché questa è, diciamo, la causa, cioè io non riesco più a risparmiare, il popolo deve fare debiti, quindi non è vero che la famiglia risparmia, la famiglia non riesce più a risparmiare. Ecco, questo io volevo. A parte il consiglio di cambiare calzolaio, a parte questo, vede, lei tocca un problema fondamentale, ma che ha pochissimo a che fare con l'euro, perché i prezzi sono il problema che dice lei, c'è in tutti i paesi europei e i prezzi onestamente sono stati non controllati, soprattutto o quasi soltanto in Grecia e in Italia. Era prescritto il doppio prezzo, non è stato messo, erano prescritte le commissioni, Ciampi aveva costruito le commissioni provinciali di controllo, non sono state fatte, però il fenomeno
che lei ha posto qui magari fosse colpa dell'euro. E invece il fenomeno, no, le dico, ma ha ragione nel problema che la famiglia risparmia sempre meno, ma proprio per il discorso che vi ho fatto prima, cioè abbiamo una concorrenza mondiale sempre più forte, abbiamo una crescita molto bassa e quindi abbiamo un arretramento storico che mica tutti i paesi dell'euro hanno, voglio dire, l'euro ce l'ha anche la Germania ed è diventato il più grande esportatore del mondo e ha un dinamismo economico estremamente forte. E il problema vero è che o ci attrezziamo nella nuova concorrenza oppure noi soccombiamo, euro o non euro. Non è la moneta che possa cambiare questi grandi avvenimenti strutturali. Poi è un altro aspetto che il risparmio delle famiglie, vede, anche la Grecia c'ha le famiglie che risparmiano, ma il risparmio delle famiglie se non è rinnovato finisce alla svelta. Per quello che sono tanto preoccupato per la prossima generazione, perché è vero quello che lei dice, che il risparmio di molte famiglie riesce a essere un cuscinetto, ma se non si rinnova è finito, eh? Quindi non è col risparmio nostro che noi diamo un futuro ai nostri figli. Ai nostri figli gli diamo un aiuto temporaneo col risparmio. Il problema è creare una struttura sociale, politica ed economica che riesca a creare, costruire nuova ricchezza per il domani, ma il risparmio va a esaurimento, quindi è una meravigliosa risorsa, ma attenzione, che è come il talento, no? Se lo seppellisce non succede, non viene rinnovato, servo infedele, no? Chi seppellisce, chi usa il risparmio per il consumo, fa una cosa buona nel tempo breve perché impedisce un crollo, ma non costruisce certo un domani, e noi siamo in questa fase. Per fortuna che il risparmio ci dà qualche anno di respiro, ma non ce ne dà mica molti. Ultima domanda allora? Siamo fuori tempo massimo? No, signora, faccio presto a rispondere, via. Sei breve. Faccio velocissima lei e velocissimo io. Un patto. No, volevo dire che non sempre sono stata d'accordo con la sua linea politica, però il discorso che ha fatto oggi lo condivido pienamente. Però le chiedo una cosa, così, ma una domanda molto ingenua dopo tutte quelle che sono state fatte. Ma la Russia è sparita, non che io sia stata simpatizzante della Russia, non l'ha toccato, non l'ha neanche nominata. Ha ragione, ma non è mica per caso. Guarda, la Russia è il più grande territorio del mondo, ha ricchezze infinite, ma sono 145 milioni di abitanti in un calo demografico spaventoso, saranno 100 milioni a metà del secolo, meno di 100 milioni. Nella Siberia, al di là degli Urali, che è il territorio più grande del mondo, sono 45 milioni e saranno 25 fra 20 anni. Quindi non è un caso che io l'abbia trascurato, perché sta giocando un ruolo di arretratezza. No? Io personalmente ho posto questo problema nell'ultima volta che ho visto Putin e dico, ma come fate nel territorio più grande del mondo avere 25 milioni di persone e di là da un fiume grande così 1 miliardo e 300 milioni di persone? E non mi ha dato una risposta così, no? Seria ma non credibile, cioè dice prima di tutto aumenteremo i salari in Siberia, cosa che hanno fatto, ma la Siberia rimane la Siberia, no? E in secondo luogo dice faremo venire degli immigranti dall'ex repubbliche sovietiche perché parlano russo eccetera, e nessuno ci va in Siberia. Quindi io non ho parlato della Russia perché ritengo questo paese ricchissimo, ma che consuma per ora una ricchezza al suo interno senza essere dinamico nel mondo, quindi esporterà tanta energia, staranno anche bene, ma difficilmente avrà, se non cambia, un ruolo futuro nel mondo. Ecco perché non ne ho parlato. Bene, grazie allora, grazie professore, grazie ai padri francescani per l'accoglienza.